tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Mi scuso per l'aspetto, ma ho un'emicrania fortissima e forse anche la febbre, comunque va bene. Parto con i prodotti che ho finito in questo periodo. Allora, intanto due che non sono finiti, ma manca poco. Uno è il dentifricio Mentadent White Now Gold. È un gel un po' bianco e un po' blu. Ce ne sarà ancora per uno o due lavaggi. Mi piace molto questi qua della Mentadent, li uso sempre volentieri, li acquisto quando li trovo in super offerta da Tigotà o da Acqua e Sapone. Mi piacerebbe utilizzare dei dentifrici naturali. Il problema dei dentifrici naturali è che costano minimo 5 euro e è un prezzo troppo alto, perché dentifrici, deodoranti sono quelle cose che si usano tutti i giorni, più volte al giorno, si finiscono subito e quindi non ho intenzione di spendere tutti quei soldi, anche perché non ce l'ho per un dentifricio. Quello della Avril, quello di Neobio, costano molto poco, sono veramente molto buoni, ma devo per forza ordinarli su un sito online, non posso fare un ordine per due dentifrici, quindi per adesso utilizzo questi dentifrici qua. Comunque un ottimo dentifricio. Altro prodotto che è quasi finito, praticamente anche di questo ce n'è una o due applicazioni, è la crema all'olivello spinoso di Veleda. Questo qua è la mini taglia da 10 ml. Non è la prima volta che la utilizzo, anzi forse è la terza, e mi piace tantissimo. Ecco qua, la crema è fatta così. La profumazione non mi fa impazzire, però vabbè, chi se ne frega della profumazione, il prodotto è efficace. Vi ho fatto la review sul mio blog, giù nell'info box trovate tutti i link delle varie recensioni, così potete trovare i prezzi, i link con i pallini, dove trovarli, eccetera, insomma, come sempre. È una crema che si assorbe molto rapidamente, infatti se è già asciugata, lascia le mani morbidissime, vellutate, nutrite, setose. È veramente una crema fantastica, assolutamente non appiccica, non unge, non crea quella pellicola fastidiosissima, quindi è ottima e la trovo perfetta sia in inverno sia in estate per tutti i tipi di pelle, di giorno, di notte, sempre, e credo che sia l'unica crema adatta a tutto il periodo a tutti i periodi dell'anno, quindi veramente ottima, ve la straconsiglio. Poi ho finito un colluttorio di Equilibria della linea all'aloe tripla azione. Questo qua l'ho utilizzato quando mi sono tolta il dente del giudizio, mi è piaciuto. Comunque è un prodotto che i miei nonni utilizzavano per via della chemio, perché avevano la bocca molto irritata, li facevano male le gengive, la lingua, i denti, e sia il dentifricio sia il colluttorio l'aiutavano tantissimo, e quindi io quando mi sono tolta il dente del giudizio ho utilizzato questo qua che era rimasto in casa, l'ho finito, buonissimo, molto molto forte come sapore, però comunque buono. Stavo guardando se c'era l'alcol e mi sembra di non vederlo tra gli ingredienti. Comunque c'è l'aloe vera, 93% di derivazione naturale, ecco qua, senza alcol, senza saccarina, fluoro, SLS, allergeni, senza parabeni. Veramente ottimo, ve lo straconsiglio, lascia l'alito freschissimo. Poi ho terminato questo qua che è un sapone mani, era della Perlier e era limoncello. L'avevo acquistato in un cestone di quelli al Tigotà con prodotti scontatissimi e ha un profumo al limoncello che è una roba fantastica, buonissima. L'avevo acquistato solamente per il profumo, effettivamente sapeva di limoncello, ottimo. Non ho potuto fare la recensione perché non ho altre informazioni, avevo buttato via la confezione di cartone, comunque mi sa che era addirittura un'edizione limitata, però ottima. Poi ho terminato il tonico di Dr. Knopkas, questo qua è per pelli miste, mi sembra di sì, comunque la profumazione è molto buona, delicata. Mi andava a tonificare la pelle, mi andava a minimizzare i pori, vedevo proprio la pelle, la grana della pelle migliorata con appunto l'utilizzo costante di questo prodotto, meno punti neri, meno pori dilatati, la pelle più pulita, una buona azione rinfrescante, costa pochissimo, mi è durato molto, è vegano,
certificato Cosmos Natural e mi piace tantissimo, questo lo straconsiglio. Si trovano i prodotti di Dr. Knopkas su Bio Emporio Natura, ma mi sembra anche su Accoverde. Poi ho terminato il balsamo per i capelli di Nakomi con cheratina, collagene e elastina. Questo qua 150 ml è finito, ma è semplicemente è semplicemente piano d'aria. Allora, la profumazione non mi è piaciuta perché sa di fragolina, ma quelle profumazioni da bambini, fruttati da bambini che stuccano terribilmente, quasi di sciroppo per la tosse, quindi la profumazione no. Un buon prodotto districante, non l'ho trovato come una maschera, ecco, quindi non mi ha rigenerato capelli, ammorbiti assolutamente, no, me li ha semplicemente districati, però non ve lo consiglio perché per il prezzo che ha, sono 150 ml, vi dico che mi è durato pochissimo, è il balsamo che mi è durato meno di tutti nella vita, quindi per quello che costa assolutamente non conviene, quindi no. Poi ho terminato questo qua che era lo scrub per le mani della Sien. Questa qua era un'edizione limitata, mango e papaya, che ogni tanto tirano fuori, cioè ritirano fuori, trovo nelle, così vicino alle casse. Un prodotto fantastico, mi è piaciuto tantissimo. È una crema con dei granuli che scrubbano benissimo le mani. E questa crema va a nutrire la pelle tantissimo, le mani sono morbidissime, mi è piaciuto tantissimo. Tanto, tanto, tanto. Questo se lo trovate prendetelo. Poi, sempre della Lidl, però l'edizione Tropical Summer, ho finito le salviettine struccanti al pompelmo. La profumazione non mi ha fatto impazzire, devo essere sincera, e neanche le salviettine, perché le ho trovate poco imbevute e dovevo sfregare un po' per struccarmi, quindi sinceramente mi piacciono più quelle della Sien, ma in edizione permanente, quelle rosa. Queste non le andrei a ricomprare. Poi ho terminato uno shampoo della Roche-Posay. Sono 125 ml, questo qua è uno shampoo trattante, purificante intenso, antiprurito, anti-ricomparsa, antiforfora. Questo qua me l'ha dato il dermatologo. Costa una roba tipo 18 euro questo cazzino qui. Io per 8 mesi, anche di più, devo fare una cura per i capelli perché li sto perdendo. Secondo me questa cura non sta funzionando e non va bene per me. Comunque devo prendere degli integratori e devo alternare due sieri. Questi sieri mi vanno ad ungere tantissimo i capelli, infatti se vedete non sono pulitissimi, ma non posso neanche lavarmi i capelli ogni giorno, perché questi sieri li devo applicare alternandoli tutte le sere. Quindi mi sono ritrovata a lavare i capelli molto più spesso e il dermatologo mi ha consigliato questo prodotto, appunto, che è più adatto a capelli grassi, eccetera. Allora, non lo andrò a ricomprare perché costa troppo, io non ho questi soldi. Nelle cure che sto facendo mi stanno massacrando il portafoglio. Però basta, pochissimo prodotto, fa tantissima schiuma, quindi in realtà vi dura tanto questo shampoo. Lava molto bene i capelli, li rende leggeri, non vi so dire per quanto tempo li tiene puliti perché poi mettendo sieri si risporcano subito. Non ha un profumo particolare, non mi ha dato problemi di secchezza, di prurito, quindi mi è piaciuto, ma non lo andrei a ricomprare semplicemente perché costa un occhio della testa, però come shampoo è anche buono. Poi abbiamo terminato, perché anche questo era uno dei rimasugli che avevo in casa, l'abbiamo utilizzato un po' io, un po' mia madre e mia sorella quando vengono a mangiare qua, il dentifricio della Colgate, questo qua buono, in casa ne abbiamo nel tempo utilizzati più di uno, niente, mi piacciono, questi qua durano anche tanto, però se devo essere sincera questi qua di Mentadent mi piacciono di più. Poi ho terminato le salviettine, cioè una salviettina struccante della marca Sofì con acqua micellare, senza PEG, parabeni, dai fiori di loto. Mi sono piaciute, mi erano state regalate forse al Cosmo Prof, non ricordo, comunque buone, non so dove si possano acquistare, ma struccano molto bene. Sono anche molto ben imbevute. Finita anche la maschera per il viso rigenerante
Argan e Argan delle Driadi, non ricordo assolutamente niente di questa maschera, quindi non mi sembra, cioè non penso che mi abbia colpito perché non ricordo nulla. Comunque ne ho un'altra, la riproverò a caso mai, mi appunterò dietro qualcosa perché assolutamente boh, non ricordo nulla. Ho finito poi dei prodotti del progetto smaltimento makeup. Vi lascio il video d'aggiornamento tra le schede nell'info box. Allora, uno non ve l'ho fatto vedere in quel video perché l'ho finito dopo, quindi ve lo mostro. Finalmente fatemi un applauso perché me lo merito. Tra l'altro, ecco, ho finito una matita labbra puro bio di quelle di quell'edizione vecchia di Natale. Questa comunque non mi piacciono a me queste matite, le avevo tutte e tre, meno male ne sono rimaste solo due, le altre due non so se le butterò, a tante piacciono, io veramente non le ho sopportate, per le labbra non mi si vedono, sono troppo chiare per le mie labbra. Sulle guance come blush non mi sconfinferano, ho fatto tanta fatica. Gli altri tre prodotti sono questa Beauty Balm di Alterra 7-in-1, che è una BB cream colorata, nulla di che, non mi ha colpito particolarmente, non la riacquisterei. Ho finito poi il mascara di Neve Cosmetics, questo qua con il cerbiatto. È un mascara con lo scovolino in silicone che non finiva mai. Mi è piaciuto come mascara da giorno, anche se non vi aspettate nulla di che, nel senso non volumizza particolarmente, non incurva particolarmente, separa molto bene le ciglia, però ecco, non dà un effetto drammatico come piace a me, dà un effetto molto molto naturale che comunque così da applicare magari senza trucco, solo questo, quando si vuole veramente qualcosa di molto delicato e leggero, può andare, quindi alla fine mi sento di promuoverlo, anche se non lo riacquisterò perché mi è durato anni aperto e non si seccava, cioè è una roba assurda. Una cosa che invece si è seccata è questo qua di Essence, che è il gel mascara per le sopracciglia, che io invece andavo a utilizzare non per le sopracciglia, perché le sopracciglia non me le tocco, andavo a utilizzare come base per il mascara, mi piaceva moltissimo perché mi fissava le ciglia incurvate e me le lasciava così tutto il giorno, poi io lo facevo asciugare, applicavo sopra il mascara mi durava più a lungo, quindi questo prodotto assolutamente mi è piaciuto, però come base per il mascara, veramente ottimo. Ho finito poi tanti campioncini. Allora, inizio da questo, ne ho anche un altro che è il Vichy Mineral 89, è un booster quotidiano fortificante rimpolpante senza parabeni, siliconi, profumo, coloranti, alcol. Mi è piaciuto tantissimo. Ne ho un altro campioncino, utilizzerò anche l'altro campioncino e poi valuterò un acquisto. È un gel fresco, si assorbe in fretta, ma veramente ragazzi, a parte che questo campioncino da 1,5 ml mi è durato tanto, perché ci ho fatto molte applicazioni e veramente mi è piaciuto così tanto che probabilmente lo acquisterò, non so quanto costa, quindi magari mi informo prima sul prezzo, però mi è piaciuto tantissimo. Poi ho finito tre prodotti di Ayumi, questa marca qua, che mi erano stati omaggiati al Cosmoprof, e sono il body scrub, il gel doccia e la body lotion. Allora, la profumazione buonissima, la crema mi è piaciuta tantissimo, si andava a assorbire molto velocemente ma lasciava la pelle setosissima. Il gel doccia mi ha lavato molto bene la pelle, non me l'ha seccata, il body scrub ha scrubbato molto bene, forse dei tre è quello che mi è piaciuto un pochino meno rispetto agli altri, però comunque mi sono piaciuti tutti e tre, soprattutto la crema corpo che ho trovato fantastica anche per la profumazione, veramente veramente ottima, fantastica. E questo era Argan, olio di mandarino e estratto di papaya, una cosa favolosa. Poi ho finito l'impacco per capelli rivitalizzante alla passiflora di Maternatura, la maschera e il girasole mi era piaciuto tanto, questo qua ho scritto che è buona, non appesantisce i capelli, però è più buona la maschera e il girasole, quindi non lo acquisterò. Poi ho finito di Petit Jardin il
peeling purificante, è un gel verde molto delicato, buono, questo è quello che mi sono appuntata, buono. Poi ho terminato questo qua che è la crema giorno anti-pollution di Lavera. Il profumo è uguale al siero viso che sto utilizzando, si assorbe subito, non appiccica, ma l'ho trovata poco idratante e quindi niente di che, ecco. Poi ho utilizzato due bagno doccia della linea Canapa di Fito Relax, un buon profumo, lava molto bene, non secca la pelle, quindi un prodotto che mi è piaciuto. Non so quanto possa costare il prodotto, non credo tanto, comunque certificato IAB e vegan, ok. Ho finito anche la maschera rivitalizzante di Dottora Ushka e è come non averla fatta, quindi niente, non mi ha colpito. Ho finito anche, come ultima cosa, il balsamo esotico nutrimento con olio di cocco, karité e burro di Murumuru della marca Sapone di un Tempo. Il profumo non mi è piaciuto, districa e ammorbidisce molto bene i capelli e non appesantisce, quindi il prodotto mi è piaciuto, ma la profumazione no. Comunque, vabbè, l'importante è il prodotto, non la profumazione. Quindi questi erano i prodotti che ho finito, fatemi sapere che cosa avete finito voi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!